riesce per il momento a conservare il mezzo minuto di un saluto vantaggio. Veramente a tutti i collegati dalla Firenze Empoli spalle sta effettuando il passaggio nel centro abitato di Pozzale, il battistrada, prima di affrontare il breve ma duro strappo della casetta. Ancora la maglia Zalf davanti con Guzzo, sempre una trentina secondi di vantaggio. Attenzione dietro a seguire 14-15 atleti, vediamo cosa potrà accadere in questo gran finale della Firenze-Empoli. Intanto salutiamo anche il senatore Dario Parrini, già sindaco, lo ricordiamo, di Vinci, appassionato di ciclismo, che è presente ad assistere a questa competizione. Intanto 1.45 il ritardo del gruppo, quindi aumenta il ritardo del gruppo, rimane invariato 30 secondi il margine per Puzzo nei confronti dei 13 seguitori Aposti, Erasi, Andreaus, Draghi, Bortoluzzi, Sandri, Carrò, Porta, Guerra, Raimondi, Guasto, Raviele e Petrelli. Questi sono i 13 alle spalle. Andiamo a capire ancora, Guzzo davanti al vento, oramai forte vento in Toscana, vento che ora sta picchiando letteralmente contro il battistrada. Guzzo, andiamo a capire se riesce a tenere. Anche il presidente della società organizzatrice, Renzo Malfinti, che dal 1988 assieme ai suoi collaboratori regala l'apertura stagionale in Toscana per quanto riguarda i dilettanti. Attenzione, perché i 13 hanno recuperato 7 secondi ed ora sono a 23 secondi. 23 secondi il ritardo per i 13. Attenzione, sta scendendo ancora il vantaggio di Guzzo. 23 secondi. Un saluto a Raffaele Consolani, collegato. Cinque chilometri all'arrivo per i battistrada. Attenzione per Guzzo, iniziato ormai da tanti chilometri al cronometro, ma ora 5.000 metri all'arrivo, 5 chilometri all'arrivo per questa Firenze-Empoli. Siamo al culmine della salita della casetta. 17 secondi al culmine della salita della casetta, il ritardo dei 13 inseguitori è dalla battistrada Guzzo. Attenzione, il vantaggio che ancora sta sensibilmente calando veramente a tutta il portacolori della Zalf. Un saluto a Federico Galeotti insieme a Filippo Cavallini. Praticamente a circa 300 metri dal culmine della salita, quindi sta per essere definitivamente effettuato dal battistrada. E è già scollinato Guzzo, ha già terminato la tratto in salita, quindi per lui inizia la discesa. Momento per respirare per Guzzo, in questo momento siamo nella discesa, poi ripartirà un rilevamento tempi, ora respirare per poi fare i 3,5 km a tutta che ci porteranno quel di Empoli. Signori e signori, maglia Zalfa ancora sulla testa della corsa con Guzzo. Andiamo anche ad attendere il rilevamento tempi, la voce di Antonio Mannori, in movimento quella di Sandro Manzi e Adriano Dini. Andiamo anche a captare a breve nuovo rilevamento tempo, oramai il vento che si sta alzando nuovamente, a voi la bandiera, addirittura di arrivo, vento a favore. Finale molto incerto, c'è un atleta della Sacking Team Friuli che ha lasciato i 13 e quindi da solo sta cercando di riportarsi sul battistrada Guzzo.
tratta del numero 43 Buratti, che appunto faceva parte dei 13. 3 chilometri all'arrivo per Cuzzo, sempre da solo al comando. 8 secondi il ritardo dell'atleta del Cycling Team Friuli, numero 43 Buratti, soltanto 8 secondi, leggermente più attardati abbiamo invece con il numero di gara 36 Raimondi e poi anche Rabiele, che hanno 14 secondi di ritardo. Attenzione, veramente la corsa sempre aperta, solo al comando. Il battistrada viene visto in questo momento, inizio gara in arrivo. Siamo usciti al pannello dei 2 chilometri alla conclusione. Grazie. Andiamo ad attendere ancora le notizie fornite da Sandro Manzi Movimento e ribadite da Antonio Mannori. Quindi continua questo duello sul filo delle poche decine di metri tra Guzzo e Buratti, che sta inseguendo. 8 secondi. 8 secondi, signore e signori, 8 secondi. Guzzo è nel mirino del più immediato inseguitore. Veramente Federico Guzzo, straordinario. Guzzo protagonista anche del 59esimo Gran Premio La Torre, ripeto, domani la sfida continua col 60esimo Gran Premio La Torre. Brillantemente Federico Guzzo, Buratti sta cercando il tutto per tutto per riportarsi sul battistrada, ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, il battistrada. Sempre 7-8 secondi il vantaggio da parte del conduttore della Zalf Euromobile, Desiree Fiore. Attenzione, attenzione, sempre pochi ultimo secondi in questo momento, signore e signori, ultimo chilometro per questa Firenze-Empoli. Azione, 7 secondi al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, il vantaggio da parte del corridore della Zalf Euromobile. 7 secondi, vantaggio, che vento a favore per Guzzo, maglia Zalf, vento a favore con Federico Guzzo, che è in fuga da 135 km. Siamo con Dolfi, vieni qua Dolfi, avvicinati, siamo in diretta, siamo ormai giunti agli ultimi 1000 metri, Dolfi. Sì, sono determinanti perché lui probabilmente trova il vento a favore e quindi viene a vedere quei pochi secondi se gli rimangono buoni per vincere. E qui veramente siamo con Arcadio Palma. Ormai il battistrada, vedremo quindi se riuscirà a conservare ancora il margine questo brillantissimo atleta, ancora davvero di una straordinaria, entusiasmante competizione. Signore e signori, in lontananza lo stiamo vedendo, maglia Zalf, posizione al cronometro per Guzzo, in lontananza anche il più immediato seguitore, 150 metri gli sono bastati, 150 metri gli sono bastati per Guzzo andare a chiudere la sua Firenze-Empoli. Seconda posizione per Buratti, ecco già. Complimento anche per Buratti, attenzione, la terza posizione, una volata a due già lanciata, volata a due. Sprint per la terza piazza, quindi un finale entusiasmante e un punto straordinario, mentre ecco qua la terza piazza per quanto riguarda il numero 126 per Parisini del team Fubeca, che ha ottenuto la terza posizione, quindi il podio lo conosciamo già. Ora arrivano anche gli altri che facevano parte del cappello con 13, che si è trattenuto nel finale
mentre oltre in arrivo punto delle prime tre posizioni. Siamo con Saverio Metti. Saverio, abbiamo concluso questa Firenze Empoli, vengo contro. Ok, appuntamento per amici da domani al 60° Gran Premio La Torre. Sì, è stata una bella gara, ha vinto chi se lo meritava, è stato in fuga 135 km e niente, è la prima gara, vediamo domani se riusciranno a vendicarsi gli altri. Domani un percorso inedito, 135 km, prima 35 km in linea per festeggiare queste 60 anni dell'Ucci La Torre. Sì, è una gara che 60 anni sono tanti, è un grande traguardo per loro, per il movimento regionale, e niente, questi 35 km faranno un po' stendere il gruppo e poi sempre il circuito tradizionale poi farà la differenza. Saverio, grazie per l'intervista e a domani, appuntamento a domani ore 13. A domani.